E salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina. Io sono Lucio91 e sono il cuoco folle. Oggi voglio proporvi la mia reinterpretazione di una ricetta che ho visto qualche giorno fa su internet: lasagna cremosa di zucchine. Ed ora introduciamo gli ingredienti. Per 4 commensali gli ingredienti sono i seguenti. Iniziamo con mezzo chilo di sfoglie di lasagne comprate al supermercato, un cipollotto, delle zucchine, io ne utilizzo più o meno 4 di medie dimensioni, 300 g di fontina tagliata a cubetti, 150 g di formaggio parmigiano grattugiato, 200 g di pancetta e prosciutto cotto misto tagliato a cubetti, 1 litro di latte, 100 g di farina, del timo, del pepe quanto basta, sale quanto basta, infine olio extravergine d'oliva. Ovviamente voi potete fare delle sostituzioni, per esempio al posto del prosciutto e della pancetta potete utilizzare del guanciale o della carne trita. Per quanto riguarda la fontina potete scegliere un altro qualsivoglia tipo di formaggio a pasta molle, che può essere il galvanino, il provolone, la provola, la mozzarella. Sta tutto a gusto vostro. Per prima cosa provvediamo a grattugiare le zucchine con grattugia a falde larghe. Utilizzate un colapasta per filtrare l'eventuale acqua in eccesso delle zucchine. Ripetiamo lo stesso procedimento con la cipolla. Dopo aver grattugiato la cipolla, adesso provvediamo a tritare il gambo della cipolla stessa. In una pentola con olio caldo facciamo cuocere pancetta e prosciutto. Dopo aver fatto cuocere pancetta e prosciutto li mettiamo da parte. Nella stessa pentola con altro olio caldo facciamo cuocere le zucchine. Adesso è il momento di aggiungere la cipolla. Durante la cottura aggiungiamo il timo ed il pepe. Versiamo una parte del latte nel nostro composto di zucchine e cipolla. Nel restante latte ci aggiungiamo la farina. Una volta mischiato latte e farina, lo versiamo nella pentola e portiamo in ebollizione. Quando la nostra crema inizia a sobbollire, aggiungiamo prosciutto e pancetta. Adesso aggiustiamo di sale. Adesso spegniamo e facciamo raffreddare per un po'. Assembliamo la nostra lasagna. Innanzitutto prepariamo uno strato di base di crema. Adagiamo 2 sfoglie di lasagna. Versiamo un altro strato di crema. Adesso aggiungiamo la fontina. Adesso aggiungiamo il formaggio parmigiano. Aggiungiamo altre sfoglie e ripetiamo tutto il procedimento di aggiunta ingredienti fino al completo esaurimento dei suddetti. A dopo! Dopo aver coperto con alluminio è il momento di cuocere il forno a 200 gradi. A dopo! Dopo circa mezz'ora abbiamo tolto il foglio di alluminio, adesso rimettiamo in forno, stavolta a 190 gradi. E noi ci vediamo dopo. Ci siamo, abbiamo fatto cuocere in forno mezz'ora con la copertura di alluminio, un quarto d'ora senza. Adesso tiriamo fuori dal forno. Mamma mia, che meraviglia! Che profumo! Guardate qui che spettacolo, è fantastica questa lasagna! Adesso facciamo raffreddare per un po'. Lasagna cremosa di zucchine, questo è il risultato finale. Ebbene, adesso assaggiamo. Quindi buon appetito.
Questa lasagna è una vera e propria esplosione di sapori. Vi giuro, è libidine allo stato puro. Mi sento veramente soddisfatto ad aver fatto questa ricetta. Davvero, voi provatela e fatemi sapere come viene. Con questo dunque posso concludere il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate e condividete, mi raccomando. Ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se volete supportare il mio progetto potete acquistare il libro delle mie ricette, Le ricette del cuoco folle, su Amazon, link giù in descrizione. Noi dunque ci vediamo al prossimo video e ricordatevi che se vi sembra buono, mangiatelo!